Alain Badiou, la relazione enigmatica tra filosofia e politica. Parliamo di Alain Badiou, la relazione enigmatica tra filosofia e politica, edito da Germina nel 2011 in francese, ovviamente. Scrittore, filosofo, professore all'École Normale Supérieure, Alain Badiou è segnatamente l'autore dell'essere e l'avvenimento, l'événement, l'evento, che fu pubblicato da Seuil nel 1988, là dove Sartre mette il niente, per Badiou c'è la questione del fare, della praxis, che come per Sartre è eminentemente questione politica. Attorno al rapporto tra filosofia e politica si intesse questo piccolo libro, La relation énigmatique entre philosophie et politique, che contiene tre conferenze. L'una che dà il titolo al libro e le altre due che sono la figura del soldato e la politica, una dialettica non espressiva. Alain Badiou è interessato a fondare una nuova filosofia che è richiesta per chiarire e aiutare la nascita di una nuova scienza. E fa l'esempio dell'invenzione di una scienza della storia da parte di Marx, il materialismo storico, seguito dall'invenzione di una nuova filosofia e che è il materialismo dialettico. Il lavoro teorico d'Alain Badiou cerca a smarcarsi dalla tesi molto, molto nota della morte e della metafisica, la tesi postmoderna di un superamento della filosofia e del filosofico, no? Forgiato non più come aggettivo ma come categoria, come sostantivo. Alain Badiou vuole smarcarsi da questo oltrepassamento della filosofia da parte di intellettualità nuove, più mischiate, più meticciate e meno dogmatiche. È da verificare se le nuove figure della lotta collettiva escono da un'invenzione o da un metissaggio ancora più sofisticato della tesi citata. Cioè questo rifiuto del metissaggio potrebbe essere un modo del metissaggio. D'altronde, quello che Alain Badiou viene di dire per la filosofia vale anche per la psicanalisi, in cui la morte della psicanalisi è annunciata e praticata da decenni nella stampa, sia i mass media, la stampa del grande pubblico, che anche nelle riviste specializzate e bien sûr anche nelle università, non escluse quelle israeliane. Per Alain Badiou la relazione tra filosofia e politica non ha nulla di enigmatico. La verità, essendo filosoficamente per Badiou una struttura di finzione, noi avremo da trovare una nuova finzione rivoluzionaria, dovremmo dire. E sono colmi gli scaffali dei supermercati planetari di queste nuove finzioni, anche rivoluzionarie. Che la questione poi ponga qualche problema, e non solamente filosofico, si trova nella formulazione che chiude il piccolo libro ed è tratta da una frase
di Wallace Stevens, che dice è possibile, possibile, deve essere possibile. La scrittura di Alain Badiou diventa: noi speriamo, noi dobbiamo sperare che sarà possibile di trovare la possibilità della nostra nuova finzione. È già un atto mancato, è già un fallimento, no? Se déjà raté, sarà possibile di trovare la possibilità. Questa è la serie infinita potenziale, la possibilità della possibilità della possibilità, che ha dato in Lacan la questione del nome del nome del nome. E benché Alain Badiou si occupi dell'infinito e delle matematiche, come si dice in francese, in italiano, della matematica. E pur essendosi occupato dell'infinito e della matematica, il suo infinito è l'infinito potenziale, possibile per alcuni, impossibile per altri, come Aristotele. Allora la verità non è più un effetto pragmatico, ma ontologicamente possibile o impossibile. Eppure l'inconscio non è un'ontologia, e tutti gli approcci filosofici alla psicanalisi sono falliti. E dunque la questione assoluta non è l'essere e l'evento, ma l'inconscio e l'evento, l'inconscio e l'evento e l'avvenimento, la formazione e la trasformazione sono inconsce. E questo per dire, secondo la logica originaria, propria a ciascuno, che resta irriducibile a tutte le logiche che si pretendono sociali o personali. Ma la filosofia non è la trasformazione diretta di un soggetto, come dice Alain Badiou, salvo a mantenere la gerarchia della vecchia filosofia in quella che è creduta una nuova filosofia. Per Alain Badiou è questione di insegnare la possibilità di rifiutare ogni sottomissione cieca alle opinioni stabilite. E in effetti ci sono pure le sottomissioni non cieche, come quelle dei suoi allievi e dei suoi fans. Il successo di pubblico delle sue conferenze da decenni risulta strano se confrontata all'assenza di pubblico, per esempio, dei casi di Peirce e di Cantor, che ha inventato l'infinito attuale in matematica. Il rifiuto, la rivolta, in Alain Badiou, sono assiomi, sono dati senza un'ulteriore lettura, sono senza elaborazione, e non più quelli che sono le due colonne, i due pilastri del ragionamento filosofico di Alain Badiou. Ecco il primo punto: l'atto filosofico è sempre nella forma di una decisione, di una separazione, di una chiara distinzione tra conoscenza e opinione, tra opinioni corrette e opinioni false, tra verità e falsità, tra Dio e il male, tra saggezza e follia, tra posizione affermativa e posizione puramente critica, eccetera. Il secondo punto: l'atto filosofico ha sempre una dimensione normativa. La divisione è ugualmente una gerarchia. Nel caso del marxismo, il buon termine è il materialismo e il cattivo è l'idealismo. Ma più generalmente ci si accorge che la divisione introdotta
nei concetti o nelle esperienze è difatti sempre una maniera di imporre, specialmente alla gioventù, una nuova gerarchia. E da un punto di vista negativo, il risultato è il rovesciamento intellettuale di un ordine stabilito e di una vecchia gerarchia. Occorrerebbe riprendere a questo proposito l'elaborazione di Peirce. Cito On a New List of Categories, sulla divisione, la precisione, la separazione, la distinzione, la decisione, per accorgersi della complessità nascosta dietro l'affermazione che l'atto filosofico è sempre una decisione, è sempre nella forma di una decisione, ovvero che sarebbe alla portata di un soggetto e non uno qualsiasi, ma solamente il soggetto filosofico sarebbe in grado di dare la direzione, come è anche il caso nella filosofia di Heidegger. Le nouveaux maîtres, i nuovi padroni del pensiero, i nuovi maestri del pensiero, ha entrambe le significazioni in francese maître. Il nuovo maître rovescia l'ordine stabilito e impone alla giovinezza, ai nuovi schiavi, una nuova gerarchia. In tal senso, il destino dei padroni e maestri, come quello, come il destino degli schiavi, è circolare. Gli ultimi diventeranno primi e i primi diventeranno ultimi e così via. Per Peirce la separazione è un aspetto della potenza, power, dello spirito, mind, e non del soggetto. A questo proposito pone la distinzione tra denotazione e connotazione. Tale è il soggetto padrone dell'inconscio e il suo seguito di schiavi dell'inconscio. Nella disparità tra padroni e schiavi risiedono anche tutte le teorie non freudiane dell'inconscio. Stiamo dicendo chiaramente che le teorie non freudiane dell'inconscio richiedono il leader, richiedono il duce, il conducatore, il Führer, il capopopolo, il despota, il sovrano, il vampiro. Lo scettro della gerarchia si chiama fallo. E l'unica significazione che esiste è bene, secondo Lacan, la significazione del fallo. Solamente la negazione dell'inconscio, che segue la negazione dello zero e dell'infinito da parte della filosofia, no? Non ci sono ad Atene, per dire così, ed è da valutare se siano arrivati poi, e questa negazione dell'inconscio sostiene l'argomentazione di Alain Badiou. Cosa banale, peraltro, e generalissima. Allora la dimensione normativa, il secondo punto, no? Di Alain Badiou, del lato filosofico è un semplice corollario della decisione filosofica di tagliare, tranciare, differenziare, distinguere. E a proposito di distinzione, questo è anche il fallimento della logica della distinzione fatta da Pierre Bourdieu. Leggiamo subito allora l'argomentazione d'Alain Badiou sulla dimensione normativa. Quando un autore pone una questione normativa, sin anche a porre la società in posizione di autore e di autorità, ebbene egli si attiene al primato del fallo, al logocentrismo, al fallocentrismo, all'istituzione teologico-politica, che ha il suo culmine
nella ateologia politica, ovvero nel rovesciamento intellettuale di un ordine stabilito. C'è qui anche la chiara distinzione posta tra Dio e il male. Curioso, non tra Dio e il diavolo, o tra il bene e il male. E questo male per il diavolo, per cancellarne la questione, conferma che non c'è miglior credente nel diavolo che gli atei. Questa impalcatura, questo impianto, è lo stesso che impedisce ad Alain Badiou di leggere l'assenza d'opera, peraltro dichiarata, del suo maestro Louis Althusser. Se nessuno dei suoi vecchi allievi non ha mai criticato il maestro, e così Rancière, Lévy, Debré e anche il nostro amico Haddad, questo è perché il bastone, in tedesco Schaft, con tutta la costellazione qui da origine, ebbene questo bastone si trasmette senza lettura. In altri termini, la lettura è ciò che dissolve la credenza nel bastone, la credenza nel primato del fallo. La filosofia assume che la ricerca della verità è aperta a tutti. Questa frase di Badiou implica che i tutti siano quantificati universalmente, no? Tutti, no? È il quantificatore universale, e poi divisi al punto notorio che certuni hanno un'apertura maggiore alla verità, e anche tra l'universalità della verità e la relatività delle opinioni. In effetti la ricerca della verità trova sempre alla sua fine la verità logica, contenuta già nelle sue premesse, circolarmente, come insegna, forse malgrado, Alfred Tarski. Il comitato dei rivoltosi logici è da sempre al potere. Questa è la modalità da Cesare a Hitler. E possiamo dire anche, appunto, dall'aristocrazia dei guardiani alla collettività popolare, senza dimenticare che nel pensiero greco questo sistema richiedeva la vagina pubblica. Certo, questa direzione può dirsi egualitaria, come dice Badiou, come la promessa di immortalità, e buona sotto tutte le latitudini e sotto tutti i climi. Gli animali che noi siamo, citazione da Alain Badiou, hanno ben diritto a un nuovo paesaggio mentale, dice, ma non è altro che la messa a giorno, l'aggiornamento della caverna di Platone e l'avevo scritto in francese, il pillage e il furto sistematico fatto da Hegel su Paolo, su San Paolo. Badiou suppone uno scherzo logico, e questo come Platone suggerisce di immaginare gli uomini prigionieri di una caverna. Possiamo dire che questa credenza nella prigione è più grande della credenza in Babbo Natale.
Il dibattito attuale non è ancora giunto alla non accettazione intellettuale delle proposte che si formalizzano tra Platone e Aristotele, dalla caverna platonica ai tre principi aristotelici, gli antiprincipi di vita, l'antiprincipio di vita della non contraddizione, l'antiprincipio di vita dell'identità e l'antiprincipio di vita del terzo escluso. Qua balza agli occhi, direbbe qualche scrittorello, che è il terzo escluso, non esclude altro che la vita. Che cosa c'è da escludere? La morte è inescludibile, è una pulsione. Questo almeno secondo Freud. Allora, facciamo noi lo scherzo, diciamo così, di supporre un filosofo francese, in quanto filosofo francese, rivoluzionario o controrivoluzionario. Ebbene, in ogni caso, farà ricorso al soggetto e alla soggettività. Nel nostro caso, Badiou fa ricorso alla soggettività irriducibile, ma nulla osta, potrebbe anche essere riducibile. Ora il soggetto, al di là di essere una creatura gnostica, una divisione dell'intero in soggetto e oggetto, ovvero una scissione, no? Una cassura che tracassa, che scassa Lacan nella sua topologia, ebbene, è oggi il soggetto una assunzione giubilatoria e non più sacrificale del sistema del primato del fallo. Questo sistema del potere, qualificato da Michel Foucault come biopotere, quando invece è chiaro che si tratta di tanatopotere, di potere di morte. E questo è il discorso della morte, analizzato in particolare da Armando Verdignone, e che non ha molti seguaci. Allora, la speranza facile e il dovere di speranza, affermati da Alain Badiou, non saranno possibili, contrariamente a quello che scrive e a quello che auspica. Il sistema stesso, nella sua versione di antisistema, per Badiou, è quello del totem e del tabù. E la via facile di decidere sulla divisione, che invece è divisione del tempo, il tempo come divisione e non comunque una divisione come proprietà del soggetto, che comporta il cerchio sublime e infernale della morte. Che cos'altro è infatti prospettare la possibilità quando poi si realizza come impossibilità? Qui la possibilità è il totem e l'impossibilità è il tabù, appena per accennare a una lettura freudiana che si potrebbe fare dell'opera di Alain Badiou. La questione che resta è quella dell'originario, posta stranamente appunto da Freud con il termine di inconscio, termine sicuramente sviante, no? L'ha chiamata appunto un beuve, una svista Lacan, no? Traducendo ilarmente un Bewusstsein, inconscio dal tedesco. Non è questione di una nuova finzione a portata del filosofo, in quanto il fintore, occorre un neologismo,
il sembiante della finzione, no? Il trasformatore è l'oggetto della pulsione per Freud, e questa pulsione non ha nulla a che vedere con la passione della politica, dei filosofi e non solo di Alain Badiou. Occorrerebbe dire che non c'è rapporto sessuale tra la filosofia e la politica. E la relazione, enigmatica o senza enigma, non è la questione. La relazione è l'apertura stessa della parola. Il due, non relazione tra due e uno, il due come apertura, come inconciliabile, dal quale procedono le cose. Ciò che qui resta incomprensibile da parte della filosofia, che invece procede da uno, ritornando all'uno, passando per l'uno. La formula di Heidegger è dallo stesso allo stesso, passando per lo stesso. Selbst. È tempo di una ultrafilosofia dopo 200 anni da Leopardi, che l'ha trovata nella poesia. Oggi si chiama cifrematica e, se si potesse, ilarmente, immaginate che così enigmatica, tanto enigmatica quanto, non di più, la psicanalisi stessa, che non è mai la stessa, che è sempre da reinventare. Lacan dixit.